Velodromo degli Ulivi, Monteroni, 26 novembre 2017, è sempre Egidio Bollino che vi parla per le frequenze Granata, Radio Nardò Centrale, canale YouTube, pallacanestro Andrea Pasca Nardò, meno di 3 minuti alla palla 2 di Frata Nardò, Rossella, Virtus, Civitanova Marche, vietato sbagliare ora più che mai per gli uomini di coach Davide Olive dopo le 4 sconfitte consecutive che fanno male non tanto sia all'umore che alla classifica della squadra del patron Carlo Durante e del presidente Ivan Marra. Nell'ultima gara sconfitta più che bruciante per il Nardò, che sulla sirena esce a testa bassa dal palla di Leo contro Ludas Cerignola, un canestro di Marcus è quello che gela gli animi i giocatori e tifosi della squadra neretina, che conserva, quindi che mette praticamente nero su bianco la quarta sconfitta consecutiva proprio in quel di Cerignola contro il fanalino di coda dell'Udas. Ora però ad accompagnare la squadra foggiana c'è anche la Frata, oltre a tutti gli altri pari punti. 2 minuti ora restanti alla palla 2 che scaturirà l'inizio del match tra Frata Nardò e Rossella Virtus Civitanova Marche. Molte novità in casa Granata con il ritorno alla convocazione di Diego Fracasso dopo l'incidente bruttissimo del 17 giugno che ha fatto tremare parenti ed amici. Diego oggi è qui con noi, è in campo, è convocato, è all'esordio nel girone C di Serie B, quindi esordio assoluto per il classe 2001 tesserato pochi anni addietro dalla società del presidente Durante, voluto fortemente da tutto lo staff tecnico per le grandi capacità atletiche. Velodromo non esaurito in ogni ordine di posto, qualche impedimento dovuto alle condizioni climatiche non eccezionali, ma anche ovviamente capiamo all'andamento proprio dei Granata in campionato. Speriamo di svoltare pagina quando mancano 40 secondi alla palla 2. Scopriremo a brevissimo i primi quintetti del match. Per Civitanova i nomi da sottolineare sono quello di Gennaro Tessitore, mortifero dal perimetro ma anche dalla media, giocatore di grandissima esperienza, e poi c'è Coviello che gioca da ala forte, un giocatore però che nonostante la stazza è molto duttile in campo, servendo sia assist per i compagni sia adattandosi alle varie situazioni di gioco, non disdegna i tiri dalla media e da 3 punti. E poi in cabina di regia c'è Andreani, anche qui grande esperienza, assistman e ottimo realizzatore. Suona la sirena, Cocciolive getta nella mischia Provenzano, Poti in grosso, Bielic e Valerio Polonara. Dall'altra parte coach Raffaele Rossi mette in campo Andreani, Coviello, Marinelli, Cassese, ottimo under del posto, e Marco Vallasciani con il numero 8. Polonara e Marinelli a contendersi il primo possesso del match, che termina nelle mani di Lorenzo Andreani dopo un batti e ribatti. La prima palla recuperata del Nardò dopo neanche 5 secondi di gioco. Ora il Toro che va dall'altra parte, in grosso che serve dentro Stefano Provenzano che vuol giocare a due con Andreani, forza la conclusione, tocca la linea di fondo, una palla persa da entrambe le parti. Ricomincia Civitanova con il palleggio di Alessandro Cassese e poi Andreani, Coviello subito dal perimetro da 7 metri. Riccardo Coviello gela il velodromo, avanti Civitanova,
il primo canestro della gara è quello proprio di Coviello da oltre 7 metri. Poi Bielic si arresta e tira contro l'ottima difesa di Marinelli. Un altro rimbalzo per Civitanova, un altro attacco per gli ospiti che ora arrivano al tiro con la tripla di Vallasciani. Fa 2 su 2 Civitanova, mini parziale 6-0 in grosso, fuori per Provenzano. Poi Bielic a fare da sponda, serve Alessandro Poti che serve in grosso, poi ancora Bielic che si gira e subisce il fallo da parte di Marinelli. Sarà solo rimesso dal fondo per il Granata. Quando mancano 8:45 al termine della prima frazione di gioco, uscita dai blocchi di Stefano Provenzano che riceve solo ora, tenta la penetrazione contro Vallasciani, perde palla, poi la sfera termina fuori, toccata da un giocatore in maglia blu, e quindi ancora rimessa dal fondo per il Nardò, ovviamente in zona d'attacco in grosso. Fuori per Provenzano che attacca il solito Vallasciani, poi in grosso, forza da 8 metri a bersaglio. Federico in grosso accorcia le distanze per la Frata, che quest'oggi ovviamente deve essere più carica che mai per portare a casa due punti vitali ai fini del morale e della classifica. La difesa del Nardò quest'oggi in maglia bianca. Vallasciani forza il tiro dalla media, suona la sirena e 24 secondi, l'ottima difesa della Frata Nardò che recupera palla e va dall'altra parte con Federico in grosso che ordina lo schema ai compagni. Esce Polonara, Provenzano, poi Poti contro Alessandro Cassese. Poti si gira di mano destra, va ad appoggiare al ferro ma non fortunosamente, poca potenza nel braccio destro di Alessandro Poti, lui un mancino nativo di Galatina, ex Lions Bisceglie. Poti, un'altra tripla a bersaglio per Civitanova Marche che non lascia nulla al caso, fa 3 su 3 dal perimetro. Nardò in attacco, non è Polonara che gioca sul perno, ma sbaglia la conclusione dal pitturato. Poi c'è Coviello dall'altra parte che finta la tripla ma rilascia la sfera nelle mani di Lorenzo Andreani a servire con un grande assist Marinelli dietro la schiena. Lorenzo Andreani per Marinelli, firmano il punto numero 11 per Civitanova e quindi ora è un maxi parziale 11-3 che va ad accorciarsi sull'11-5 con il canestro appena arrivato da parte di Goran Bielic. Sfrutta i centimetri, gioca con il perno e realizza da sotto canestro. Cassese ancora per Andreani, poi Marinelli, l'uscita a risolo di Alessandro Cassese, lo scarico fuori per un solissimo Vallasciani che sbaglia la tripla, poi Andreani ne forza un'altra, ancora secondo ferro, però si abbassano le percentuali di Civitanova con il doppio errore dall'arco di Vallasciani prima e di Andreani poi. Dall'altra parte il Toro guadagna un fallo e ricomincerà con una rimessa dal fondo nella metà campo offensiva. Riceve Bielic che è ben difeso da Marinelli, poi Provenzano cerca il varco nell'area, si alza con la mano sinistra e realizza, accorcia ancora di più ora il Nardò sull'11-7 con i tifosi di casa che spingono come di consueto la truppa di coach Davide Olive. Coviello il gioco a due, spalle a canestro con Poti che gliela spizza, pallone termina fuori a favore di Civitanova Marche.
5.36. Dice il cronometro al termine della prima frazione di gioco. Rimessa difficoltosa. Grande difesa della Fratanardo. E palla persa per Civitanova Marche. E quindi ancora in grosso a gestire l'offensiva granata. Poi Poti Bielic che prende un colpo proibito al viso. Lo stesso Bielic a prendere la penetrazione dal lato sinistro. Marinelli difende ottimamente contro la penetrazione di Bielic, che commette un'infrazione di passi. Sono 4 le lunghezze di svantaggio del Nardò contro Civitanova Marche, che dall'alto dei suoi 10 punti in classifica è arrivata al Velodromo degli Ulivi per far la propria partita e per cercare di portare a casa i propri 2 punti. C'è un antisportivo intanto fischiato nel rettangolo di gioco a Goran Bielic. Intanto esce Andreani dal 28-15 dopo un colpo al viso, forse una lente persa in campo. Andreani rientra nello spogliatoio a favorire l'ingresso di capitan Francesco Amoroso, che quindi prende il posto di Lorenzo Andreani anche dalla lunetta. È proprio Amoroso difatti a realizzare il primo libero conseguente all'antisportivo fischiato a Goran Bielic qualche secondo fa. Amoroso non è assolutamente freddo, fa 2 su 2 dalla lunetta nonostante sia appena entrato. E quindi ancora rimessa per la Rossella Virtus, che termina nelle mani di Cassese, poi Coviello. Amoroso esce dai blocchi, Vallasciani contro Provenzano, poi Marinelli, l'uno contro uno con Polonara, lo scarico fuori, poi ancora dentro per Marinelli. È una ottima difesa quella della Fratanardò. Marinelli fuori per Amoroso, che dovrà forzare una conclusione dalla media. C'è l'errore ma c'è il rimbalzo della stessa Virtus Civitanova Marche, che attacca nuovamente con Cassese, lo scarico fuori per la tripla di Amoroso. Ancora sul ferro la conclusione di capitan Amoroso. 0 su 2 dal campo quindi per il centro dei marchigiani. Dall'altra parte c'è già Provenzano che serve Polonara, restituisce il favore il pivot di Ancona. Poi c'è un fallo fischiato a Stefano Provenzano. Si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore de Granata, quest'oggi però in maglia bianca. 4 minuti, 7-13, guida Civitanova al Velodromo degli Ulivi. Sarà ovviamente una gara sofferta come dall'inizio di questo campionato di Serie B Girone C, uno dei gironi probabilmente più difficili nella penisola italiana a livello cestistico. La palla persa di Civitanova, il Nardò che reagisce ma solo in difesa per il momento. In grosso recupera la sfera e supera ora a metà campo chiamando lo schema. E poi il passaggio per Provenzano. Si gioca da oltre il perimetro per la Fratanardò. Ancora Provenzano che serve Poti. Poti vuole attaccare il ferro e guadagna 2 tiri liberi. Il fallo è del numero 8 Vallasciani, che consegna quindi 2 liberi al numero 10 della Fratanardò, che va in lunetta per accorciare lo svantaggio attuale di 6 punti. Realizza il primo Poti. A 2 su 2 Poti non trema.
ritorna al canestro, quindi la squadra di coach Olive, canestro che mancava da diversi minuti di gioco. Poi ancora Civitanova con Coviello che blocca il palleggio, poi Cassese non sfrutta il blocco di Amoroso, Cassese scarica fuori per Marinelli, è una grande difesa del Nardò, la stoppata di Bielic sul tiro forzato dalla media di Marinelli, Poti scarica fuori in transizione per la tripla di Ingrosso che termina però sul primo ferro, un'altra palla recuperata dal Nardò che sciupa l'occasione offensiva con una brutta penetrazione di Poti e poi di nuovo Marchi dall'altra parte con la tripla a bersaglio di Coviello che non trema dall'angolo, rinnovato più 7 per la Rossella Virtus. Corsara per il momento al velodromo degli Ulivi 16-9, guida Civitanova, Ingrosso fuori per Provenzano contro Capitan Amoroso, Provenzano scarica fuori per la tripla di Goran Bielic a bersaglio, Goran Bielic dai 6-75, 12-16 ora è sotto il Nardò di coach Davide Olive quando Civitanova serve in backdoor il taglio dentro di Marinelli completamente dimenticato dalla difesa granata che subisce, quindi un altro canestro assolutamente evitabile. Poi ancora Ingrosso contro Cassese, ubriaca con i palleggi, Ingrosso serve Polonara nel pitturato, 14-18 il punteggio ora al velodromo degli Ulivi. Civitanova ovviamente sfrutta l'attacco dopo il canestro del Nardò, Marinelli blocca il palleggio nel pitturato, c'è l'errore il numero 51, il rimbalzo di Bielic, c'è già Polonara dall'altra parte che vuol giocare col semigancio sinistro, Polonara realizza un canestro abbastanza difficile all'interno del pitturato contro le lunghe leve di Marinelli, 65 secondi al termine della prima frazione, 16-18 e sotto la frata Nardò, Cassese in palleggio, sfrutta il blocco del solito Marinelli, poi Cassese si arresta e tira e realizza dalla media. Nardò che attacca ancora con Provenzano che vuole il fallo e lo guadagna, e ancora Vallasciani a commettere fallo, c'è un cambio da entrambe le parti, fuori Ingrosso, dentro Scattolin per coach Olive, fuori Vallasciani, dentro Matteo Felicioni dall'altra parte per coach Raffaele Rossi, ma dentro anche il numero 5 Filippo Cognini, fuori Marinelli, ovviamente entrambi i coach preservano i migliori giocatori per evitare di eccedere nella situazione falli sulle statistiche. Realizza il primo libero Provenzano, 17-20 a 38 secondi dal termine del primo quarto, la frata è ancora sotto, Provenzano sbaglia il secondo libero, Polonara lotta al rimbalzo ma non ce la fa a guadagnarlo contro le lunghe leve di Amoroso che ora attacca Bielic, Amoroso viene difeso da Poti che commette fallo e permette anche la realizzazione al capitano della Rossella Virtus Civitanova, quindi due punti e libero supplementare per il numero 15 ospite dentro Marengo, fuori Bielic che zoppica, Marengo e Polonara a rimbalzo, ...17-22... guida Civitanova, Bielic dà segni non confortanti per quanto riguarda la propria condizione fisica, vi aggiorneremo ovviamente appena ne sapremo di più.
alla nostra visuale in tribuna stampa qui al velodromo. 17-23 Civitanova dopo due tiri liberi. Nardò in attacco, Polonara contro Amoroso, il semigancio destro di Polonara che va a bersaglio. 19-23 il Nardò accorcia ancora una volta, ora deve soltanto difendere, il solito scattolin a scivolare perfettamente. Poi c'è un time out sul meno 4 Nardò. Il time out è degli ospiti, ordinato da coach Raffaele Rossi. Civitanova che sta svolgendo una discreta gara al velodromo degli Ulivi, non ottima, dobbiamo essere obiettivi. Nardò che eccelle più in difesa che in attacco, nonostante i 19 punti realizzati, Nardò che però può fare di più, e nelle corde della squadra granata far di più in questo girone C, deve assolutamente ritrovare la retta via la squadra di coach Davide Olive dopo le quattro sbandate consecutive, che devono assolutamente ritenersi concluse da questa domenica in poi, si spera, per la Frata che ora rientra in campo, come ovviamente anche Civitanova. Stessi quintetti, rimessa Civitanova a meno di 5 secondi dal termine del primo quarto. Andreani, fallo in attacco di Amoroso, e quindi 2 secondi e 3 per l'attacco dei padroni di casa del Nardò, che ripartiranno con una rimessa dalla metà campo difensiva. Scattolin, serve Provenzano, poi Polonara alza una tripla quasi impossibile che va ad arrampicarsi sulla struttura del canestro. Sfortunato Polonara, la fil di sirena non termina dentro, la preghiera mandata in aria dal Toro di Ancona. Termina qui la prima frazione, 19-23 avanti Civitanova Marche, e quindi 2 minuti di pausa per entrambi i roster in campo ed anche per i direttori di gara, che quest'oggi sono Rocca Giovanni della sezione di Avellino e Vassarella Giuseppe della sezione di Napoli. Civitanova neopromossa la scorsa estate come a Frata Nardò, tante quindi le squadre che hanno fatto un cammino, come dire, a braccetto con la squadra salentina la scorsa estate, tante le squadre in questo girone C che hanno gioito al termine della scorsa stagione. Meno di 60 secondi all'inizio del secondo quarto, Serie B che è nettamente più complicata della Serie C. Serie B che bisogna difendere e conservare tenendo stretti i denti e gettando ogni domenica il cuore oltre l'ostacolo. Suona la sirena, 30 secondi e si ricomincia. Squadre in campo, Nardò che rientra con lo stesso quintetto di fine primo quarto, Provenzano, Scattolin, Poti, Marengo e Polonara. Civitanova con Felicioni, Cognini, capitano Amoroso, Coviello e Andreani. Forse ci sarà un cambio in cabina di regia per Civitanova, ovvero porterà palla a Cognini piuttosto che Andreani, ma staremo a vedere dalla prossima azione offensiva degli ospiti, perché ora attacca il Nardò con il semigancio di sinistra di Polonara, che stavolta però sbaglia a differenza delle precedenti occasioni. Una buona gara finora di Valerio Polonara, che si sta per il momento sicuramente rifacendo delle opache prestazioni, delle ultime opache prestazioni con la Frata Nardò. Andreani forza un tiro dalla media
che fa dentro fuori sul ferro, rimbalzo di Scattolin che va dall'altra parte, non riesce ad attaccare Coviello che scivola bene sulle gambe, poi è Scattolin a gestire l'attacco granata, lo scarico fuori che però viene anticipato da Andreani che va dall'altra parte, la tripla di Amoroso, la difesa buona di Valerio Polonara, il rimbalzo di Marengo che si getta sul pallone a spicchi. Poi quando il Nardò attacca c'è un tocco di piede di un giocatore in maglia blu, rimessa per la Frata nella metà campo d'attacco, rimetterà in gioco la sfera Stefano Provenzano, lui che i numeri se li è fatti mai mancare, ma sono mancate però le vittorie nelle ultime 4 gare per la Frata Nardò. Provenzano rimette in gioco la sfera per Scattolin che ora serve Polonara, ma malamente, non un ottimo passaggio di Edoardo Scattolin, era un'ottima azione del Nardò. Amoroso servito ancora dentro da Andreani, va a realizzare il più 6 per la Virtus Civitanova. Provenzano sfrutta il blocco di Marengo, Provenzano forza la tripla contro Coviello sul secondo ferro, il rimbalzo di Fernando Marengo, si vede finalmente lottare la Frata Nardò, ancora Provenzano fuori per Marengo che non tenta la tripla, poi Scattolin che forse subisce un fallo, recupera il rimbalzo Polonara che sbaglia il tiro di mano destra, ma abbastanza forzata questa conclusione di Valerio Polonara, fil di sirena stavolta buona la difesa di Civitanova piuttosto che scarso l'attacco granata, brava la squadra di coach Rossi a difendere in questa occasione. 8 minuti ancora da giocare, Coviello fuori per Felicioni, poi Andreani, Amoroso non riceve la sfera all'interno del pitturato, Andreani forza la tripla, ancora ferro per il play guardia numero 9, dei marchigiani che commettono anche fallo nell'andare a rimbalzo. ...7:46... ancora da giocare, Federico Ingrosso in possesso di palla, Michelino Dell'Anna sul cubo dei cambi per rafforzare i meccanismi difensivi di questo Nardò. Ingrosso prende il blocco di Polonara, poi si arresta e tira dalla media, realizza Ingrosso, 21-25 Frata Nardò, 7:28 da giocare, poi sarà intervallo lungo, Felicioni per Amoroso, fuori per Andreani, poi Coviello che tenterà la conclusione dal perimetro, così è, forse c'è anche un fallo di Marengo che non viene fischiato a bersaglio. Coviello, grande tiratore dei marchigiani, 21-28, la Frata non riesce proprio a pareggiare i conti al velodromo degli Ulivi nonostante la buona prestazione offerta finora. Ancora a canestro Federico Ingrosso che trova il varco nell'area, Marengo difende forte su Coviello che ora però riesce a ricevere, cambio difensivo con Polonara, poi Scattolin si stampa su Andreani che supera tutti e va ad appoggiare di mano sinistra, realizzando ovviamente per Civitanova. Dall'altra parte dimenticato Provenzano, 25-30, colpo su colpo, batti e ribatti tra Frata Nardò e Rossella Virtus. Andreani fuori per Felicioni, poi Coviello contro la difesa di Fernando Marengo, Scattolin su Andreani che blocca il palleggio, la palla recuperata da Polonara che capisce tutto, ora serve Provenzano, restituisce il favore, Polonara va ad appoggiare in transizione su dai e vai con Stefano Provenzano, meno 3 Nardò, 2-7, 3-0, 6-0-6, i minuti da giocare quando la bolgia del velodromo degli Ulivi esplode a tirare su gli animi ed il gioco dell'Edil Frata Andrea Pasca Nardò, e questa gara la deve assolutamente vincere, la deve assolutamente portare a casa sull'immediato time out che arriva dalla panchina ospite
non può far altro coach Raffaele Rossi per riordinare le carte in gioco, per ristabilire gli animi dei suoi. Si sta per rientrare in campo. Entra come preannunciato Michelino Dell'Anna al posto di Edoardo Scattolin. Questa è la scelta di coach Olive. Rientra Marinelli invece per coach Rossi. Poi c'è Cassese, Andreani, Felicioni, ecco Viello. A coadiuvare il ne è entrato Marinelli, scusate. E Felicioni a portare palla per gli ospiti, serve Cassese, blocco di Coviello che non viene sfruttato. Poi ancora Andreani, il raddoppio sistematico su Andreani che non funziona bene per la Frata Nardò. Non sono buone le rotazioni difensive perché arriva un altro taglio dentro ed un altro canestro di Marinelli per Civitanova Marche. Marengo attacca Coviello, Marengo viene chiuso, serve Michelino Dell'Anna che fa saltare il proprio difensore, guadagna fallo, andrà in lunetta per due tiri liberi. Michelino Dell'Anna andrà in lunetta quindi per due tiri liberi. Ancora qualche istante, siamo pronti per i due liberi del Neretino Doc in lunetta. Sbaglia il primo Michelino Dell'Anna. Sbaglia anche il secondo. Non è freddo dalla lunetta, ma il rimbalzo della Frata Nardò. Ingrosso prende il blocco di Polonara, si arresta e tira ancora dalla media, sfortunato Ingrosso. Poi forse c'è un fallo di Polonara al rimbalzo. No, il fallo è del numero 51 Marinelli per Civitanova Marche. C'è un richiamo per il coach ospite. Pronto Poti a rientrare in campo per il Nardò. 27-32 il punteggio sotto la Frata, ad inseguire su Civitanova. 5 minuti e 15. Ancora da giocare, poi sarà intervallo lungo. Poti taglia dentro, servito alla perfezione. Federico Ingrosso su rimessa dal fondo, si addormenta la difesa ospite. Nardò che accorcia nuovamente a meno 3, ma questa difesa è fondamentale per la Frata. Michelino Dell'Anna spizza il pallone ad Andreani, rimessa per Civitanova. Andreani per Marinelli, l'ottima difesa del Nardò. Michelino Dell'Anna che si stampa su Lorenzo Andreani e poi commette fallo sul cambio di velocità del numero 9. Sarà quindi nuovamente rimessa laterale da qualche metro più indietro per la Virtus. Cassese per Coviello, una ricezione non facile di Coviello che scarica fuori per Andreani. Poi la penetrazione di Felicioni che alza un lob sfortunato, un lob imperfetto dalla media. Il rimbalzo di Ingrosso che va troppo insistentemente dalla parte opposta perdendo palla. E poi dall'altra parte Marinelli ancora a canestro, a punire la Frata Nardò. La troppa fretta della Frata Nardò che ora torna ancora a canestro con Federico Ingrosso. 31-34, sempre tre le lunghezze che separano
le due formazioni in campo. Cassese, stavolta Marinelli è difeso bene dalla difesa del Nardò. Marengo sporca il tiro dal perimetro di Coviello e rimbalzo di Michelino Dell'Anna. Poi Poti cambia velocità dall'altra parte, quasi realizza ma guadagna comunque. Due tiri liberi fondamentali per le sorti dei Granata. 3 minuti e 53 da giocare. Doppio cambio per coach Rossi, dentro capitan Amoroso e Vallasciani, fuori Felicioni e Marinelli. Poti in lunetta per due tiri liberi per tentare il meno uno. Poti realizza il primo libero. A 2 su 2 dalla lunetta il numero 10 del Toro. Meno 1 Nardò, che ora ci crede per davvero. Amoroso contro la difesa di Polonara. Vallasciani stoppato da Alessandro Poti. Il pallone nelle mani di Ingrosso, che ora penetra. Un fallo in attacco forse di Valerio Polonara, che porta il blocco. Non è d'accordo tutta la panchina del Nardò, era probabilmente fermo durante il blocco Valerio Polonara, ma è stato ravvisato. Un fallo in attacco oltre che al richiamo ufficiale, che arriva ora ai danni di coach Davide Olive. Nel frattempo è entrato in campo anche Tessitore per gli ospiti. È uscito Coviello. Cassese viene raddoppiato, poi Tessitore. La difesa a uomo del Nardò, che cambia spesso in difesa. Amoroso forza la conclusione dal pitturato, è buona la difesa di Polonara. Amoroso però realizza. 33-36 avanti Civitanova. Polonara per Poti, che gioca a due. Poti scarica ancora per Polonara. Michelino Dell'Anna, la tripla di Ingrosso sugli extra pass della frata Nardò in attacco. L'errore di Ingrosso, il rimbalzo di Civitanova. Cassese contro Michelino Dell'Anna, la buona difesa del numero 5, ma è brava e fortunata la Virtus a realizzare il rinnovato più 5 quando c'è Provenzano e De Martino sul cubo dei cambi. Il taglio dentro di Federico Ingrosso, servito alla perfezione da Michelino Dell'Anna, occasione sciupata però dal play guardia numero 4 del Nardò. Nel frattempo Marengo sbaglia un tiro dal perimetro a favorire quindi un possesso dalla linea laterale per Civitanova Marche. Fuori Marengo e Michelino Dell'Anna, dentro Amedeo De Martino e Stefano Provenzano, quando mancano 2 minuti e 09 alla sirena che ci porterà all'intervallo lungo. Cassese scarica fuori per Vallasciani, poi Tessitore, extra pass per Amoroso che sbatte sul corpo di Polonara, la palla sfiorata più volte dal Nardò, termina ancora fuori la sfera, ancora possesso però per gli ospiti della Rossella Virtus Civitanova. Cassese per Amoroso, che alza il gancio di mano destra che supera il fondo della retina. 33-40, alte percentuali per Civitanova Marche. Nardò in attacco con Poti, che ora prende la tripla quasi dall'angolo, non arriva il rimbalzo di De Martino. Sotto di 7 punti la frata Nardò, 1 minuto e 20 da giocare. Non è però una prestazione opaca a differenza delle altre per il Nardò, che ora va dall'altra parte con Ingrosso, guadagna due liberi. Olive rinuncia al timeout.
che evidentemente aveva ordinato al tavolo dei giudici di gara prima di questo fallo subito da Ingrosso, che ora è in lunetta per due tiri liberi che potrebbero segnare il più 5 del Nardò. Ingrosso realizza il primo libero. Fa 2 su 2 anche Ingrosso. 1 e 12 da giocare. Frata sotto di 5. Cassese difeso da Provenzano, ora raddoppiato da Poti. La difesa ora è 3-2 del Nardò, che nell'occasione si trasforma in 2-3, ma arriva nuovamente un canestro dal pitturato di Civitanova, che è anche fortunato, dobbiamo ammetterlo, brava e fortunata la squadra di coach Rossi. Provenzano dall'altra parte guadagna un fallo ma non realizza. Ancora liberi per il Nardò, ancora tentativo di accorcio, squadra di casa che però non sta riuscendo ad avere il definitivo via per agganciare Civitanova Marche. Intanto Provenzano sbaglia il primo tiro libero. 35-42, 7 punti di vantaggio per Civitanova. Realizza invece il secondo. 48 secondi da giocare, meno 6 Nardò, 36-42. Perché in buone condizioni ci sembra, nonostante la bruttina temperatura esterna abbastanza umida. Poti commette fallo contro i palleggi insistenti di Lorenzo Andreani, che sta svolgendo, come avevamo previsto, una buona gara al velodromo degli Ulivi. L'assist man della squadra marchigiana è proprio lui, il numero 9, che anche in questi primi 20 minuti di match ha offerto ai compagni qualche assist al bacio. Proprio lo stesso Andreani che ora sbaglia la tripla, il pallone termina fuori dopo un tocco a rimbalzo. E della Frata il possesso, arriva però un timeout che è di coach Rossi. 19 secondi, 4 falli commessi dalla Frata, 5 quelli commessi da Civitanova Marche. Probabilmente arriverà un cambio, entrerà Felicioni, non sappiamo al posto di chi, forse al posto di Andreani, per evitare danni a livello di falli commessi. 19 secondi, ancora qualche istante prima di rientrare nel rettangolo di gioco per giocare gli ultimi scorci della seconda frazione ed andare tutti assieme a riposare in spogliatoio. Nardò che quindi ricomincerà in attacco dopo il timeout. Si ripartirà comunque dal fondo per il Nardò. Federico Ingrosso, 15 secondi. Il blocco di Polonara, la difesa 2-3 di coach Raffaele Rossi. Ingrosso sfrutta il blocco di Polonara, scarica fuori la tripla del numero 22 che va a bersaglio. 39-42, termina sotto di 3 la Frata Nardò. Polonara assieme ai compagni rientra nello spogliatoio. Grande reazione della squadra di casa sotto una buona cornice di pubblico. La linea alla regia, noi ci risentiamo tra qualche minuto.
Velodromo degli Ulivi, Monteroni, 26 novembre 2017, è sempre Egidio Bollino che vi parla per le frequenze Granata, Radio Nardò Centrale, canale YouTube, pallacanestro Andrea Pasca Nardò, meno di 3 minuti alla palla 2 di Frata Nardò, Rossella, Virtus, Civitanova Marche, vietato sbagliare, ora più che mai per gli uomini di coach Davide Olive dopo le 4 sconfitte consecutive che fanno male non tanto sia all'umore che alla classifica della squadra del patron Carlo Durante e del presidente Ivan Marra. Nell'ultima gara sconfitta più che bruciante per il Nardò, che sulla sirena esce a testa bassa dal palla di Leo contro Ludas Cerignola, un canestro di Marcus è quello che gela gli animi i giocatori e tifosi della squadra neretina, che conserva, quindi che mette praticamente nero su bianco la quarta sconfitta consecutiva proprio in quel di Cerignola contro il fanalino di coda dell'Udas. Ora però ad accompagnare la squadra foggiana c'è anche la Frata, oltre a tutti gli altri pari punti. 2 minuti ora restanti alla palla 2 che scaturirà l'inizio del match tra Frata Nardò e Rossella Virtus Civitanova Marche. Molte novità in casa Granata con il ritorno alla convocazione di Diego Fracasso dopo l'incidente bruttissimo del 17 giugno che ha fatto tremare parenti ed amici. Diego oggi è qui con noi, è in campo, è convocato, è all'esordio nel girone C di Serie B, quindi esordio assoluto per il classe 2001, tesserato pochi anni addietro dalla società del presidente Durante, voluto fortemente da tutto lo staff tecnico per le grandi capacità atletiche. Velodromo non esaurito in ogni ordine di posto, qualche impedimento dovuto alle condizioni climatiche non eccezionali, ma anche ovviamente capiamo all'andamento proprio dei Granata in campionato. Speriamo di svoltare pagina quando mancano 40 secondi alla palla 2. Scopriremo a brevissimo i primi quintetti del match. Per Civitanova i nomi da sottolineare sono quello di Gennaro Tessitore, mortifero dal perimetro ma anche dalla media, giocatore di grandissima esperienza, e poi c'è Coviello che gioca da ala forte, un giocatore però che nonostante la stazza è molto duttile in campo, servendo sia assist per i compagni sia adattandosi alle varie situazioni di gioco, non disdegna i tiri dalla media e da 3 punti. E poi in cabina di regia c'è Andreani, anche qui grande esperienza, assistman e ottimo realizzatore. Suona la sirena, Cocciolive getta nella mischia Provenzano, Poti in grosso, Bielic e Valerio Polonara. Dall'altra parte coach Raffaele Rossi mette in campo Andreani, Coviello, Marinelli, Cassese, ottimo under del posto, e Marco Vallasciani con il numero 8. Polonara e Marinelli a contendersi il primo possesso del match, che termina nelle mani di Lorenzo Andreani.
Velodromo degli Ulivi, Monteroni, 26 novembre 2017. È sempre Egidio Bollino che vi parla per le frequenze Granata, Radio Nardò Centrale, canale YouTube, pallacanestro Andrea Pasca Nardò. Meno di 3 minuti alla palla 2 di Frata Nardò, Rossella, Virtus, Civitanova Marche. Vietato sbagliare ora più che mai per gli uomini di coach Davide Olive dopo le 4 sconfitte consecutive che fanno male non tanto sia all'umore che alla classifica della squadra del patron Carlo Durante, del presidente Ivan Marra. Nell'ultima gara sconfitta più che bruciante per il Nardò, che sulla sirena esce a testa bassa dal palla di Leo contro Ludas Cerignola. Un canestro di Marcus è quello che gela gli animi di giocatori e tifosi della squadra neretina, che conserva, quindi che mette praticamente nero su bianco la quarta sconfitta consecutiva proprio in quel di Cerignola contro il fanalino di coda dell'Udas. Ora però ad accompagnare la squadra foggiana c'è anche la Frata, oltre a tutti gli altri pari punti. 2 minuti ora restanti alla palla 2 che scaturirà l'inizio del match tra Frata Nardò e Rossella Virtus Civitanova Marche. Molte novità in casa Granata con il ritorno alla convocazione di Diego Fracasso dopo l'incidente bruttissimo del 17 giugno che ha fatto tremare parenti ed amici. Diego oggi è qui con noi, è in campo, è convocato, è all'esordio nel girone C di Serie B, quindi esordio assoluto per il classe 2001 tesserato pochi anni addietro dalla società del presidente Durante, voluto fortemente da tutto lo staff tecnico per le grandi capacità atletiche. Velodromo non esaurito in ogni ordine di posto, qualche impedimento dovuto alle condizioni climatiche non eccezionali, ma anche ovviamente capiamo all'andamento proprio dei Granata in campionato. Speriamo di svoltare pagina quando mancano 40 secondi alla palla 2. Scopriremo a brevissimo i primi quintetti del match per Civitanova. I nomi da sottolineare sono quello di Gennaro Tessitore, mortifero dal perimetro ma anche dalla media, giocatore di grandissima esperienza, e poi c'è Coviello che gioca da ala forte, un giocatore però che nonostante la stazza è molto duttile in campo, servendo sia assist per i compagni sia adattandosi alle varie situazioni di gioco. Non disdegna i tiri dalla media e da 3 punti. E poi in cabina di regia c'è Andreani, anche qui grande esperienza, assistman e ottimo realizzatore. Suona la sirena, Cocciolive getta nella mischia Provenzano, Poti in grosso, Bielic e Valerio Polonara. Dall'altra parte coach Raffaele Rossi mette in campo Andreani, Coviello, Marinelli, Cassese, ottimo under del posto, e Marco Vallasciani con il numero 8. Polonara e Marinelli a contendersi il primo possesso del match, che termina nelle mani di Lorenzo Andreani dopo un batti e ribatti. La prima palla recuperata del Nardò dopo neanche 5 secondi. Davanti dal primo secondo di questa gara, perché il mini parziale iniziale lo aveva firmato proprio Civitanova, ma ora risale, era solo una questione di tempo. 9 minuti da giocare nel terzo quarto, 44-42 avanti di Granata. In grosso la buona difesa su Andreani e poi la palla persa di Civitanova con un intelligentissimo Polonara.
il Nardo che ricomincia con Stefano Provenzano che vuole il doppio blocco dei lunghi della Frata. Polonara riceve palla dentro ma subisce anche il fallo di Vallasciani. Sarà rimessa dal fondo per il Toro di Cosciolive. Federico Ingrosso a battere questa rimessa dal fondo. Uscita dai blocchi di Bielic che prende una tripla sul secondo ferro. Poti lotta e guadagna in un primo momento il rimbalzo, poi rimette in gioco una palla quasi fuori che termina però nelle mani di Civitanova che ora attacca con Coviello. La seconda conclusione vanificata dai marchigiani, 0 su 3 in questo attacco per la Rossella Virtus. Nardò che recupera il rimbalzo difensivo e attacca con Poti che sfrutta il blocco di Polonara, poi lo serve ma malamente perché Vallasciani si era già posizionato sulla linea di passaggio ad anticipare. L'assist di Poti per Polonara. Civitanova in attacco, la palla che termina fuori poi recuperata da un sontuoso Valerio Polonara. Provenzano come un carro armato va dall'altra parte, sbaglia la conclusione. Bielic raccoglie il rimbalzo, sbagliata anche la seconda conclusione da Bielic, ma poi è ancora Frata, ancora Nardò in grosso dietro la schiena per Polonara. Il pallone termina sul viso di Valerio Polonara, ma è un bel Nardò, applaude anche il patron Carlo Durante. È una squadra che piace questa contro Civitanova Marche, 7:33, ancora da giocare nel terzo quarto e decisamente un bel Nardò rispetto a quello di Cerignola. Andreani per Cassese, poi la sponda centrale su Amoroso, attacco dei marchigiani. Andreani contro Bielic, qui c'è un mismatch di centimetri del montenegrino contro la velocità del numero 9 che in step back sbaglia la conclusione da oltre il perimetro. Poi Ingrosso dentro per Polonara che si gira sul piede sinistro, scarica fuori per la tripla a bersaglio di Stefano Provenzano che esce fuori dal guscio e realizza ai 6:75, più 5 Frata, avanti ora il Nardò con l'inerzia decisamente a favore, 47-42, fallo in attacco del numero 7 Cassese che crolla decisamente su Goran Bielic. Il montenegrino si rialza, time out, coach Stefano Rossi. Civitanova in difficoltà, in netta difficoltà, perché la Frata è risalita dalle ceneri e ora guida di 5 lunghezze. 47-42, 6:40 da giocare. Qualche secondo di pausa e dalla nostra postazione si può godere del bellissimo spettacolo che sta offrendo l'onda granata sugli spalti del velodromo degli Ulivi. Si rientra in campo, 47-42, avanti la Frata. Provenzano dal fondo a rimettere in gioco la sfera, si riparte dalla metà campo difensiva per il Nardò, quindi c'è da superare la linea che segna la metà campo perché ora Civitanova alza leggermente la linea difensiva e palesemente 1-2-3 la difesa di Civitanova Marche e ora si trasforma a uomo perché Amoroso arriva a difendere su Valerio Polonara e quindi probabilmente una 2-3 adattata nel caso dovesse servire praticamente
adattata a uomo, bella ordinata da coach Stefano Rossi. Poti fa carambolare il pallone sulle gambe di Coviello, sarà quindi rimessa per il Nardò. C'è un fischio arbitrale, un fischio arbitrale a colloquio. Il duo di quest'oggi, uno napoletano, uno avellinese, e direttori di gara, stiamo capendo cosa accade nel 28x15 del velodromo. Tutto ok, si ricomincia con la rimessa laterale per la Frata Nardò. Nelle mani di Ingrosso ora il pallone, che accelera e alza il lobo di mano sinistra a bersaglio Ingrosso, con una grande accelerazione e conclusione in terzo tempo. 49-42 per la Frata, 5-57 ancora da giocare del terzo quarto. Grande difesa di Bielic su Amoroso, che ora palleggia contro i centimetri del Montenegrino. Suona la sirena, 24 secondi scaduti per l'attacco marchigiano. Nardò guida di 7 lunghezze sotto una vera e propria bolgia, nonostante i chilometri di distanza dalla cittadina neretina. La tripla di Bielic a bersaglio, anche gol a Bielic, più 10 Frata, 5-2, 4-2, 5-20 da giocare. Andreani in palleggio, ora è maxi parziale Nardò, massimo vantaggio del match. Realizza Andreani dalla media, accorcia a meno 8 lo svantaggio di Civitanova. Provenzano ancora da 3 punti, troppo frettolosa, forse imprecisa la conclusione di Provenzano. Ancora Andreani dall'altra parte, la difesa di Ingrosso che non riesce a sporcare il tiro preciso dell'esperto Lorenzo Andreani. 5-2-4-6, il Nardò che deve stare attento alla lenta ma efficace risalita della Virtus Civitanova. Provenzano sfrutta il blocco di Polonara, poi entra dentro, serve lo stesso Polonara che sbaglia la conclusione di mano sinistra, poi sale e guadagna 2 tiri liberi. Fallo commesso dal numero 7 Alessandro Cassese. Rientra Marinelli, fuori Amoroso, 52-46, e Valerio Polonara in lunetta. Che sbaglia il primo libero, soltanto Bielic al rimbalzo per la Frata contro 3 maglie blu. Sfortunato anche nella seconda conclusione Valerio Polonara, con il pallone che fa dentro fuori. Sul ferro, attacco di Marinelli contro Bielic, poi Coviello, il palleggio contro le lunghe leve di Polonara che gli sporca la conclusione da 3 punti. Il rimbalzo di Federico Ingrosso che cerca di accelerare, consegna nelle mani di Poti, il rimbalzo di Polonara dopo la conclusione sbagliata, e Poti dal pitturato, forse un fallo subito dal Nardò che non viene fischiato. Dall'altra parte Andreani che rallenta l'offensiva della Civitanova Marche. Marinelli termina al suolo, non viene fischiato alcun fallo. Nardò dall'altra parte con Bielic, fuori forse troppo frettolosamente per Poti. Ora sull'onda dell'entusiasmo la Frata Nardò guida ancora di 6 punti, punteggio inchiodato da poco più di un minuto. 3:34 da giocare, terzo quarto al velodromo degli Ulivi. Esce dai blocchi Provenzano per ricevere la rimessa di Federico Ingrosso. Attacco Nardò, Bielic contro Marinelli, cerca di servire dentro Polonara che è però triplicato da
tre maglie blu, però ancora la palla nelle mani di Ingrosso, fuori per Bielic, 5 secondi restanti al cronometro offensivo del Nardò, poi il contropiede di Civitanova, il fallo antisportivo di Federico Ingrosso che tentava di interrompere l'attacco ospite. Fallo sull'ultimo uomo, ci dice il regolamento, uguale fallo antisportivo. Non protesta neanche Davide Olive, forse decisione più che giusta dalla coppia arbitrale, 5-2-4-6, Felicioni in lunetta e conseguente rimessa per Civitanova. Sbaglia il primo libero Felicioni, realizza il secondo. Meno 5 per gli ospiti, più 5 per la Frata Nardò. Rimessa che termina nelle mani di Andreani, poi fallo immediato da un giocatore del Nardò e di Fernando Marengo, appena entrato al posto di Valerio Polonara. 3:07, 5-2-4-7 il punteggio. Cassese cerca un compagno libero, cerca di far calambolare il pallone sui piedi di Ingrosso e così è, si ripete la rimessa dal fondo per Cassese e compagni. Felicioni è solissimo, Poti si addormenta, lo scarico fuori per la tripla di Andreani, stoppato dal manone di Goran Bielic. Provenzano dall'altra parte si arresta e tira dalla media, canestro buono e fallo subito dal Nardò. Altri due liberi per Stefano Provenzano. I due liberi sono per Fernando Marengo perché durante l'azione di tiro di Provenzano ha subito un ulteriore fallo e quindi va in lunetta, sbagliando però il primo libero. A 0-2 dalla lunetta Fernando Marengo non sfrutta l'occasione. Espulso Marengo, animi concitati in campo. Espulso Marengo, c'è Poti anche che protesta. Vediamo Poti che abbandona il rettangolo di gioco. Scusate, vediamo Poti che abbandona il rettangolo di gioco. Espulso Fernando Marengo. Non è espulso Poti, è espulso Marengo. Scusate l'interruzione, espulso quindi soltanto Fernando Marengo, rientra in campo Alessandro Poti che si riallaccia la scarpa, era evidentemente già sulla via della doccia Alessandro Poti. 54-47 avanti il Nardò, un po' di animi confusi in campo, confusi e agitati tendiamo ad aggiungere. Si chiarisce il direttore di gara anche con coach Olive. Si può ricominciare il gioco tra qualche secondo.
Ancora un cambio di decisione per il direttore di gara. Dentro Marengo, espulso quindi Alessandro Poti. E ricomincia con due tiri liberi di Marinelli, che realizza il primo. Nardò, che quindi dovrà fare a meno di Alessandro Poti. Sbaglia il secondo Marinelli. Ora il sesto uomo potrà e dovrà essere il velodromo degli Ulivi. Anche Michelino Dell'Anna in campo dopo l'uscita di Alessandro Poti. Andreani in palleggio. Nardò avanti di 6 punti quando mancano 12 minuti e 30 al termine. Si gioca ancora la terza frazione. Felicioni in palleggio. La difesa a uomo del Nardò. Fallo in attacco di Marinelli. Provenzano termina al suolo. Protesta la panchina ospite. La rimessa dal fondo sarà, anzi laterale, sarà per il Nardò dopo il fallo in attacco commesso da Marinelli. Tanta confusione in campo ovviamente dopo quanto successo pochissimi minuti fa. Si ripulisce il parquet dopo la rovinosa caduta di Provenzano. 2:29 al termine del terzo quarto. Nardò che ora dovrà far tesoro di tutta la grinta a propria disposizione. Michelino Dell'Anna dentro per Provenzano, che non trova varchi. Fuori per Polonara, che attacca Amoroso, scarica fuori per Bielic. Un bruttissimo passaggio di Polonara. Ancora un'interruzione, un altro richiamo per il coach ospite. C'è l'accompagnatore che protesta evidentemente da diversi minuti. Ora rassicurato dal commissario arbitrale. Palla Civitanova. Amoroso riceve, cerca un play, lo trova in Cassese, che ora chiama lo schema, difeso da Ingrosso che non si stacca dal numero 7. L'ottima difesa anche di Michelino Dell'Anna, risaputa la tecnica difensiva del numero 5. Un fallo leggermente dubbio fischiato al numero 5, sì, a Michelino Dell'Anna. Saranno due liberi per Lorenzo Andreani. Realizza il primo Andreani. Glaciale dalla lunetta il numero 9. Sbaglia il secondo libero, però il pallone che termina ancora fuori a favore di Civitanova Marche, che ora può per davvero risalire. 54-49. Guida il Nardò, che ora dovrà stare attento. Nardò che ha un Poti in meno. Amoroso scivola, serve Vallasciani, il rimbalzo di Polonara che lotta al rimbalzo, poi Bielic si getta al suolo con tanto sangue e tanto sudore. Il Nardò recupera questo pallone vagante. Polonara nel pitturato si gira sul perno sinistro e va a realizzare il 56-49. Una bellissima azione offensiva corale del Nardò, terminata con un'altrettanto buona azione di Valerio Polonara, che è terminata con il canestro dal colorato. Fuori la tripla di Vallasciani che termina sul ferro, il rimbalzo di Bielic. Ora è Ingrosso a guidare con tutta la calma del mondo gli ultimi 60 secondi di gioco.
sul parquet del velodromo. Un'altra conclusione di Polonara, e forse subisce un fallo, ma Civitanova recupera la sfera e va dall'altra parte con Amoroso. Fallo in attacco di Amoroso. Bielic guadagna un altro fallo. Esperienza di Bielic a pagare su questo allineamento difensivo dello stesso montenegrino. Palesissimo il fallo in attacco fischiato ad Amoroso. . 46 secondi, più 7 Nardò in grosso in palleggio. Il blocco di Polonara, un brutto passaggio di Ingrosso che voleva servire Provenzano in angolo. Non si capiscono i due, la sfera termina comunque fuori a favore dell'Andrea Pasca. 36 secondi, 14 quelli a disposizione del Nardò, anzi 13. Ingrosso nel frattempo già palleggia, serve Bielic. Abbastanza fermo l'attacco del Nardò, Bielic è costretto a sgomitare. Vallasciani guadagna un fallo in attacco a scapito di Goran Bielic. Secondo fallo di Bielic, non particolarmente gravato il montenegrino da questo punto di vista. Fuori Cassese, dentro Coviello, si rinforza nel quintetto coach Raffaele Rossi. Con 25 secondi sul cronometro e Civitanova in attacco, circa 2-3 secondi di discrepanza tra i due cronometri. Vallasciani prende un'altra conclusione dal perimetro, sbagliata, il rimbalzo di un incredibile Provenzano, sale più in alto di tutti, Ingrosso appoggia di mano sinistra e realizza per la Frata Nardò. Suona la sirena di fine terzo quarto, 58-49, Ingrosso chiama la carica, tutta l'onda granata, termina qui la terza frazione, un grande Nardò. 2 minuti di pausa in un match senza esclusione di colpi, Civitanova che aveva guidato per 20 minuti, poi seconda frazione che si era chiusa con un meno 3 del Nardò, quasi a fil di sirena. Nardò che ha pensato bene poi di risalire la china, di firmare la definitiva reazione d'orgoglio per stare su in questo momento, quasi ad inizio quarto quarto, 58-49, ancora 60 secondi e si ricomincia. Si rientra in campo, 40 secondi, Andreani, Amoroso, Vallasciani, Felicioni e Coviello per Civitanova Marche, Provenzano, Bielic, Polonara, Michelino Dell'Anna e Federico Ingrosso per coach Davide Olive, che ora è a colloquio con Provenzano e lo stesso Michelino Dell'Anna. Bielic alle prese con il fisioterapista per un piccolo fastidio al ginocchio, vistosamente fasciato dopo una botta presa evidentemente in precedenza. Ripartirà il Nardò ad inizio ultima frazione con la rimessa da centrocampo di Michele Dell'Anna per Federico Ingrosso. La difesa 2-3 di coach Rossi, evidente ordine del coach dei marchigiani. Ingrosso si apposta dietro il blocco di Bielic, ma il tiro da 3 punti non termina come da previsione. Rimessa Civitanova che va dall'altra parte con Andreani, poi Michelino Dell'Anna in un primo momento recupera palla contro il palleggio di Andreani. Invece dall'altra parte arriva il fallo di Stefano Provenzano,
dopo 30 secondi dall'inizio della quarta frazione. Rimessa dal fondo per Civitanova. Felicioni poi fuori per Andreani. Vallasciani aveva la possibilità di prendere una conclusione dalla lunga distanza, poi Bielic contro Andreani, gli sporca la conclusione, c'è l'errore di Andreani e Federico Ingrosso che è già dall'altra parte. La tripla di Bielic servito da Stefano Provenzano, a bersaglio il montenegrino. 61-49, 9 minuti da giocare. Nardocchia deve tenere alta la concentrazione, non può concedere neanche un minuto di gioco a Civitanova, perché in questa Serie B vorrebbe dire perdere la gara. Recupera palla Polonara, forse subisce un fallo, poi si ferma Valerio Polonara. Palla, possiamo dire, persa dal Nardò. Ora Andreani attacca Michelino Dell'Anna, il pallone che carambola sulle gambe del numero 5. Rimessa dal fondo Civitanova. La difesa a uomo del Nardò. Bielic su Amoroso, non tenta neanche di anticipare il numero 7. Poi la penetrazione dall'altra parte di Felicioni che batte tutti in velocità. Non può nulla la difesa del Toro. 61-51, guida da Frata Nardò. Bielic in attacco, Michelino Dell'Anna fuori per Ingrosso. Sempre difesa 3-2 per i marchigiani. Ingrosso con 4 secondi sul cronometro guadagna un ottimo fallo. Sarà rimessa laterale per la Frata Nardò. Ingrosso a ricevere il blocco di Goran Bielic. Serve lo stesso Bielic che tenta un'altra conclusione dal perimetro. Stavolta è solo sfortunato Goran Bielic. Era un tiro che ci stava pienamente, ma che è terminato sul ferro. Un altro fallo in attacco di Amoroso che crolla decisamente sul corpo del montenegrino. Che grande gara di Goran Bielic, che all'intervallo aveva realizzato 6 punti con un 2 su 3 dal campo, ma che ha vistosamente aumentato i propri numeri e le proprie percentuali. Ora coach Olive a colloquio a distanza con Michelino Dell'Anna. Felicioni che difende alto, la palla che termina nelle mani di Ingrosso. Esce dai blocchi lo stesso numero 4. Da 1-3-1 ordinata da coach Rossi, la tripla a bersaglio di Provenzano che firma il 64-51. Ora è una sontuosa Frata. 7-25 da giocare, 6-4, 5-1. Attacco Civitanova. Felicioni fuori per Coviello. Michelino Dell'Anna che spizza la sfera dalle mani di Andreani, poi Marinelli sbaglia la conclusione dall'altra parte sotto una grande difesa granata. Michelino Dell'Anna fuori per Provenzano che ora ordina la calma, dice di gettarsi dentro a Michelino Dell'Anna. Provenzano forse vuole l'azione in isolamento, invece no, scarica fuori prima per Ingrosso, poi Bielic che incespica un po' sulle proprie gambe. Palla contesa che premia Civitanova Marche e time out per coach Rossi. 64-51, 6-45. Ora la Frata gioca in 6 perché in campo c'è anche l'onda granata. Sono 13 i punti di vantaggio del Nardò. Che sta decisamente risalendo dalle ceneri in cui era finita.
Fischio arbitrale. Si sta per rientrare in campo. Già in la squadra marchigiana. Bielic in grosso, Polonara, Provenzano e Michelino Dell'Anna, stesso quintetto da una parte e dall'altra per entrambi gli allenatori. E quest'oggi Vallasciani per Cassese. Andreani prende il blocco di Coviello ed esce dai blocchi, poi viene raddoppiato sulla penetrazione. Cassese fuori per Andreani, che ora prende la tripla. Primo ferro, sfera che termina fuori, rimessa Nardò. 6 e 28. Instancabili gli uomini sugli spalti, instancabili ora anche i granate in campo, quando il vantaggio firma il più 13 per la squadra di casa. In grosso per Provenzano, che esce dai blocchi, poi scivola leggermente Polonara, ancora per ingrosso, il blocco di Valerio Polonara, lo scarico fuori per Michelino Dell'Anna, che tenta la penetrazione, poi sale e realizza a tabellone, prima l'errore, poi il rimbalzo conquistato, poi la salita fino a realizzare a tabellone per Michelino Dell'Anna. Andreani, la difesa ottima come di consueto e Michelino Dell'Anna anticipa tutti. Bielic, la palla recuperata del Nardò. All'altra parte si cerca Stefano Provenzano, dentro Federico Ingrosso, ma come gioca la frata Nardò. 6-8, 5-1, Edoardo Scattolin sul cubo dei cambi. 5-20, ancora da giocare. Entra anche Felicioni per coach Rossi. Andreani dall'altra parte, accorcia le distanze. 5 minuti da giocare, 68-53, la frata è vicina alla vittoria. Nardò in attacco, Michelino Dell'Anna fuori per Polonara. Un brutto attacco, ma in grosso tenta la tripla, poi la sbaglia. La difesa di Michelino Dell'Anna, al quale viene fischiato un altro, l'ennesimo fallo antisportivo del match. Il time out di coach Davide Olive, che nel frattempo aveva messo a sedere sul cubo dei cambi Edoardo Scattolin. Quindi ancora pausa al velodromo, 4 e 52 da giocare. Una grandissima frata Nardò, due falli a testa per la frata da una parte, per la Virtus Civitanova dall'altra. Vedremo se ci sarà qualche sostituzione nei due quintetti. Fischio arbitrale, 4 e 52. Si rientra in campo Vallasciani, Cassese, Marinelli, Coviello e Felicioni per coach Rossi. Esce probabilmente Andreani. Non si effettua però immediatamente il fallo per Civitanova. Sbaglia il libero Andreani, che è evidentemente frustrato da questo largo svantaggio. Realizza il secondo ed esce come previsto per Felicioni. Rimessa nuovamente di Civitanova dopo il fallo antisportivo. 68-54, 4-50 da giocare, non è ancora finita. Il palleggio di Cassese, la difesa di Scattolin, ne è entrato in campo al posto di Michelino Dell'Anna. Grande difesa del Nardò, fortunato alla conclusione Coviello, e realizza dalla media
Poi Provenzano dall'altra parte subisce un fallo da parte di Vallasciani. Ingrosso voleva un antisportivo che non è arrivato. Rimessa Nardò. ...68-56... ...4-30 Provenzano in palleggio, 16 secondi sul cronometro d'attacco del Nardò. Bielic pesca Tolin, l'anticipo di Cassese, la palla persa e la frata Nardò che non deve mollare proprio ora, nonostante i 12 punti di vantaggio. Vallasciani raddoppiato da due maglie bianche. Scattolin su Cassese, Bielic a dare una mano in difesa, ancora Cassese, c'è Scattolin in difesa, non lo batte, spizza il pallone Scattolin, la palla recuperata da una grande difesa del Nardò. Provenzano dall'altra parte, forse anche col fallo. 70-56 l'avanzata di Stefano Provenzano sulla recuperata in difesa del Nardò. Ancora Scattolin, forse troppo forte su Cassese, commette fallo in campo Amoroso per un Vallasciani quest'oggi in penombra. Rimessa laterale per Civitanova, che serve Coviello. Bielic su Coviello, si stacca a due braccia di distanza, poi gli sporca la conclusione, la palla termina fuori in favore della frata Nardò. 3-34 Ingrosso a superare la metà campo col doppio blocco di Polonaro e Bielic. Ancora Ingrosso a lottare contro la difesa di Felicioni. Ingrosso per Polonara, poi Bielic nel pitturato subisce il blocco di Marinelli. Fuori Marinelli, dentro Milo Savljevic. La rimessa dal fondo di Ingrosso per Bielic, che non realizza la tripla. 3 minuti, 70-56 il punteggio. Coviello fuori per Amoroso, ancora difesa del Nardò, ancora Coviello contro Valerio Polonara, vuole la penetrazione il numero 11, poi gioca sul perno, prende il rimbalzo Milo Savljevic, scarica fuori per la tripla sul ferro di Cassese, più in alto di tutti arriva Bielic. Coach Olive ordina la calma, ordina di spezzare i ritmi in campo, perché ne potrebbe beneficiare di questo soltanto Civitanova Marche. La penetrazione di Ingrosso, che sale più in alto di tutti, realizza e subisce il fallo, andrà in lunetta per il libero supplementare. 72-56, 2-30 da giocare. Ingrosso in lunetta per allungare nuovamente il vantaggio di questa grande, grandissima frata Nardò, che sta rispondendo con le unghie, con i denti, con il sangue e col sudore alle 4 sconfitte consecutive. Cassese, Scattolini in difesa, ancora uomo, la difesa granata. Cassese per Milo Savljevic dalla media. Provenzano sporca il passeggio, il passaggio che termina sul fondo. Coviello subisce il fallo da Bielic.
sgoccioli di partita restanti al velodromo degli Ulivi, che speriamo si concluda come previsto da tutto l'ambiente granata. 2 minuti e 13, 7, 3, 5, 6, rimessa dal fondo Civitanova, Coviello a ricevere, fuori per Milosavljevic, Felicioni in palleggio, poi Cassese prova un varco in penetrazione ma incespica sul palleggio stesso, il rimbalzo di Edoardo Scattolin che ordina la calma, consegna la sfera nelle mani di Federico Ingrosso. Fuori per Bielic, che serve Valerio Polonara, alza un lob che arriva più in alto di tutti, sbaglia Polonara, poi non ci arriva il rimbalzo, ancora attacco di Civitanova che fa il possibile per rientrare in partita, ma resta poco ancora. Resta poco ancora. Civitanova, Illonetta, fuori Cassese, dentro Luigi Dania. Lo stesso Cassese in lunetta, quindi, che non è potuto uscire per tirare questi due liberi. Realizza Cassese a 2 su 2 dalla lunetta, 83-58 dice il punteggio, 1 e 30, ancora da giocare, 15 punti di vantaggio della Frata. Ingrosso dai 6 e 75 sul secondo ferro, ora più che la precisione prevale la stanchezza fisica e mentale da entrambe le parti. Milosavljevic commette fallo in attacco contro Federico Ingrosso che vola letteralmente ad oltre 3 metri di distanza. Entra anche Diego Fracasso che ritorna nell'ambiente granata dopo il brutto incidente del 17 giugno scorso, infila il caschetto il numero 16, gli applausi di tutto il velodromo. Un minuto e 09, si ripulisce ancora il parquet di gioco, grande felicità nell'ambiente granata per l'entrata in campo di Diego Fracasso. Ancora qualche istante di pausa in campo, poi si potrà ricominciare. Ingrosso per Provenzano che è già pronto a ricevere la sfera. Civitanova sembra rassegnata già dai volti, manca davvero poco e poi la Frata firmerà la vittoria che finalmente arriva. Ingrosso fuori per Fracasso che rifiuta la tripla, poi Bielic da 8 metri sul secondo ferro si cercherà molto presumibilmente il canestro di Diego Fracasso che dopo l'esordio in C con canestro vuole realizzare i primi punti all'esordio anche in B dopo il bruttissimo incidente. Provenzano dentro di mano sinistra, sbaglia la conclusione, poi Coviello raccoglie il rimbalzo. Scorrono i titoli di coda dal velodromo degli Ulivi, prende la tripla intanto un under di scuola marchigiana Luigi Dania che va a bersaglio, 73-64. Provenzano dall'altra parte sbaglia la conclusione, non ce la fa a salire Polonara per un altro canestro, la Frata ritorna alla vittoria 73-64, grande prova di cuore e di carattere per gli uomini di coach Davide Olive che portano a casa una sfida bella quanto difficile contro una Civitanova che volava a 10 punti in classifica. Noi ci
ci risentiamo domenica prossima. Linea alla regia, grazie per averci seguiti.